ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di lui, il Micron 5, uno strumento fantastico che ci permette di valorizzare al meglio le nostre giornate in pista. Il Micron 5 è dotato di wifi all'interno per collegarlo e scaricare i dati dal portatile ed aggiornarlo, oltre che per fare il logo all'avvio. Guardate, questo è il mio logo, così lo potete fare direttamente collegandolo al PC. Ha il GPS integrato, infatti lui in questa maniera sta ricercando la pista, anche se piste vicine non ce ne sono. Il GPS serve ad ottenere maggior numero di informazioni, quale tutte le accelerazioni GPS appunto, ed il comportamento del kart, la velocità e il tempo sul giro con i parziali. Allora, qui come potete vedere c'è la batteria ricaricabile, che basta svitare le due viti e appoggiarlo nella sua basetta che è magnetica, molto comoda, e poi ha un ingresso USB, quindi lo si può collegare praticamente a tutto. Questo è il perno che serve per avvitarlo al volante, compreso di gommini, e poi un normalissimo dado autobloccante da 8 mm. Qua ci sono le tre prese: la prima è per il sensore della temperatura dell'acqua, che io è quello che uso. Ovviamente che usano il 90% dei piloti, penso. Poi c'è il LAP, questo è per il sensore magnetico, che in teoria è il sensore che viene applicato alla pedana del kart, e questo serve per prendere i tempi, gli intertempi, anche se io utilizzo, non lo utilizzo, utilizzo il GPS, che per me è più comodo, dà molte più informazioni. E sinceramente ho visto che è anche molto preciso, quindi rispetto ai dati rilevati dai transponder dei commissari è molto preciso, al centesimo, quindi va benissimo con il GPS. Questo è l'ingresso di una porta esterna o per collegare per lo scarico dei dati al PC. Allora, andiamo dentro nei vari menu. Clicchiamo questo pulsante che è per i menu, menu che viene inquadrato. Che ho inquadrato è quello della luminosità, perché è retroilluminato, quindi anche nella visione notturna risulta perfettamente leggibile. Se noi entriamo dentro, possiamo, oltre che cambiare colore, possiamo anche decidere se tenerlo spento. Io lo uso spesso e volentieri di giorno il kart, e quindi tendo sempre a risparmiare energia. Quindi se lo mettessi su on resterebbe acceso. Adesso ho scelto un colore turchese, però come potete vedere possiamo anche cambiare tanti colori, non so, sono 7, 8, 9, io utilizzo quasi sempre il turchese. Possiamo anche metterlo su auto, lui tramite questa cellula qua di, non so adesso come si chiama, è un sensore di luce, insomma riconosce se c'è luce o meno, e quindi automaticamente si accende o si spegne. Adesso ha visto la luce della lampada, quindi si è spento automaticamente, ma se io lo tengo premuto, vedete, si accende da solo, quindi riconosce che c'era buio. Lo cambiamo, lo lasciamo in on perché è più figo, quindi lo teniamo acceso e continuiamo con la spiegazione. Ok, passiamo all'altro. Poi è molto, come vedete, molto intuitivo, perché è tutto scritto in italiano, ovviamente ci sono le lingue che si possono configurare. L'impostazione di sistema, andiamo dentro. L'unità di misura, ovviamente chilometri e Celsius, perché siamo in Italia, vanno bene questi. Andiamo avanti. L'impostazione della trasmissione. Allora, se avete un go-kart a marce, mettete a marce. Se avete dipende il numero di marce che avete, potete selezionare. Qui, come potete vedere, io ho selezionato 6 marce perché il mio TM ha 6 marce. Potete anche mettere che avete un kart monomarcia o con la frizione, che sinceramente non ho capito completamente che cosa intenda dire, ma forse va bene per i tag queste impostazioni, però penso che o monomarcia o a marce sia l'impostazione preferibile. Ok, torniamo indietro, andiamo agli RPM. Questo è il menu dove ti fa impostare il fondoscala. Io l'ho messo a 16.000 perché sono quelli giri su per giù del mio 125, quantomeno in scalate, non fuori giri, arrivi a 20.000 giri. Poi c'è la frequenza, che è molto importante quando scaricate i dati nel PC, vi fa vedere il grafico, potete cambiarlo anche a 50 Hz. Io di solito lo uso a 20 Hz, che è la migliore, mi dà meno disturbi. Il fattore RPM per uno
è quello da tenere in considerazione per il motore due tempi e monocilindrico. Quindi torniamo indietro, andiamo avanti con impostazione del tempo su giro in modalità lap. Io lo lascio in automatico, in modo che fa tutto da solo e riesce a riconoscere lui il giro. Quando il GPS passa nello stesso punto, mi riconosce che ho completato un giro. Visualizzazione del tempo su giro. Questa impostazione è quando passiamo dal traguardo, lui ha abilitato il riepilogo, lui mi fa vedere una schermata che adesso poi vi farò vedere con un giro che ho fatto registrando un giro interamente di pista con il go-kart, che in poche parole passando sul traguardo lui per 5 secondi mi farà vedere il miglior giro, la migliore velocità, la temperatura dell'acqua massima e minima e i parziali, e questo me lo farà vedere per 5 secondi. Questa è la barra dei LED. In poche parole, io posso sia settare i 5 LED che ci sono qui sopra, ve lo faccio vedere. Il canale io ho preferito impostarli come il tempo e il riferimento predittivo. In poche parole, i miei 5 LED qui sopra, man mano che io sto girando, settore per settore, mi dicono se continuando così sto migliorando e quindi diventano verdi o sto peggiorando e diventano rossi. Questo è molto importante, almeno per come lo uso io. A me dà molto la sensazione di Formula 1 quando stanno girando, ti fanno segnare il purple, come lo dicono loro, nel settore, se stai andando meglio, se fai il tuo migliore. Quindi questa cosa io l'ho trovata molto utile. Possiamo selezionare il riferimento del miglior settore, anche se io lo tengo predittivo, oppure possiamo selezionare gli RPM. Oltre alla barra di sopra del contagiri, possiamo selezionare ogni quadratino, ogni LED. Guardate, l'ho selezionato a 11.000 giri, diventa verde. Possiamo aumentarlo, possiamo cambiare colore. Possiamo cambiare colore giallo, blu. Dipende come piace a noi, come vogliamo, c'ha tanti colori. Però io lo preferisco utilizzare la barra di sopra, come dicevo poco fa, come predittivo, quindi lo rimette in quella posizione. La potete anche spegnere, avete visto? La potete anche spegnere, magari vi dà fastidio mentre state girando, vi dà noia. Io lo tengo come predittivo. Andiamo all'altra, allarmi LED. Qua sopra abbiamo due LED di temperature di allarmi LED, quindi io l'ho impostato, visto che ho solo la sonda della temperatura dell'acqua, l'ho impostato come water temp. Il setup mi fa, l'ho impostato a 60 gradi, quindi il primo mi farò lampeggiamento perché posso scegliere il colore e posso scegliere anche il lampeggiamento veloce. Quindi posso impostarlo così. Potrei impostare il secondo canale se avesse un'altra temperatura, lo potrei impostare come exhaust temp, che è la temperatura dei gas di scarico, qualora avessi una sonda dei gas di scarico. Potrei impostarlo come head temp qualora avessi una sonda della temperatura del sottocandela, ma io ce l'ho invece, lo potrei anche tenere spento, ma io ce l'ho sempre impostato con la temperatura dell'acqua, perché potrebbe essere la stessa temperatura del primo, che magari non riesca ad accorgere della prima spia, si accendono tutte e due contemporaneamente, è più visibile per me. Soprattutto voi dovete fare caso quando c'è molta luminosità in pista. Certe volte al sole, in estate, qui in Sicilia fa parecchio caldo e quindi si hanno problemi a leggere magari alcuni dati. Quindi che abbia tutte e due le spie accese con un lampeggiamento veloce, io lo preferisco. Ok, usciamo da questo menu, andiamo nell'altro menu, impostazione del display. Ok, io nell'impostazione principale, che poi è quella che vedrete nel piccolo video che vi farò vedere, io utilizzo la pagina RPM Lap Time, che è quello che abilito sempre, sì. Il formato del tempo su giro è statico, cioè resta fisso. Potrei anche metterlo il migliore, il tempo parziale, predittivo sempre, però io lo preferisco statico, in modo che mi resta impresso il giro precedente e mi seleziona il migliore intertempo che ho fatto. Potrei mettere l'attuale, potrei mettere il migliore, insomma. Ce ne sono tantissime di impostazioni che si possono utilizzare, questo sempre a vostro piacimento, a come vi trovate meglio con il display man mano che
girate man mano che siete in pista. Vi consiglio di fare delle prove tanto per capire un pochettino come vi trovate meglio. Questa, secondo me, per me è la mia migliore impostazione, anche perché dopo un po' ti ci abitui e quindi ti viene anche naturale buttare l'occhio su un riquadro dello schermo e capire subito la temperatura dell'acqua, a che giro sei. Queste sono le impostazioni generali. GPS on. Se non avete, come dicevo prima, il sensore magnetico, vi consiglio di tenerlo sempre acceso, perché lui, in poche parole, vi dà subito, vi seleziona la pista dove siete, o se ne avete una vicina, vi fa scegliere fra quali piste avete là vicino, anche se avere due piste a 10 km è veramente quasi impossibile. Questa è l'informazione del sistema, quindi cliccando vi dice quale versione di numero seriale del vostro Micron, la versione del driver e tutto quello che ci sono degli aggiornamenti. Poi, tornando indietro, ok, qua abbiamo un altro menu, che è quello del contatore, che io lo trovo utilissimo. A dire verità, ormai quasi tutti gli strumenti per il go-kart, per le moto, per le auto, hanno il contatore anche per le manutenzioni, quindi io lo utilizzo in questa maniera. In poche parole, lui mi segna le ore di utilizzo effettivo del motore. Adesso ne ho fatto 11, 1:50, 1:54, sono quasi a 2 ore. Ogni ora dovete considerare che sono circa, ops, scusate per il riflesso, che sono circa, ogni ora sono circa 10 litri di benzina. Qua mi segna anche quanti chilometri ho fatto. Sinceramente non so come far andare il fuel, perché qui ci sarebbe anche da non so, sinceramente, spunta l'ultimo release che hanno fatto, è spuntato anche il fuel used, prima non c'era. Non so come farlo andare, sinceramente, questi qui. Comunque, già io personalmente trovo abbastanza utile il contatore, quindi me ne frego altamente. Io arrivo 7-8 ore massimo e revisiono interamente il motore. Magari il pistone lo cambio pure prima, anche in fase di, magari se ho una gara imminente, e magari lo cambio prima. Se già sono arrivati i miei 40-50 litri di miscela, che sarebbe intorno a 4-4 ore e mezzo. Andiamo avanti, date ora, ovviamente. Questo qua ci chiede il fuso orario, l'ora legale, il formato dell'orario, le solite cose. Queste le potete trovare ovviamente in quasi tutti i sistemi elettronici ormai. Il wifi, anche lì ci chiede se attivarlo o no. Automatico, prima c'era anche on, ma adesso c'è off, oppure automatico. Lui ovviamente dà tutti il segnale del canale wifi. Io lo tengo spento perché non mi interessa sprecare la batteria, quindi lo tengo quasi sempre spento. Poi lo attivo quando devo scaricare dati, e non faccio in ogni caso automatico, perché leggendo il manuale me ne sono accorto che, tenendolo su auto, ogni volta che lo strumento si spegne si attiva il wifi, quindi si accorcia di parecchio la vita della batteria. Invece in questo caso, tenendo queste cose spente, anche la luminosità, 2 giorni di pista pieni li fai con la batteria, almeno avendo la batteria nuova. Gestione delle piste. Allora, questo di qua è un menu dove potete gestire le piste. Come dicevo poco fa, lui ti trova da direttamente la pista più vicina, in modo manuale oppure in automatico, te la trova automaticamente. Ovviamente adesso il GPS non prende, quindi mi dice nessuna pista in quest'area, ma se fossimo vicini alle prossimità di una pista, lui mi direbbe che pista ha trovato e me ne farebbe scegliere uno o due, mi direbbe anche la distanza. Questo ovviamente è la lingua, ho selezionato l'italiano. La configurazione guidata, questa è la prima cosa che vi consiglio di fare una volta acquistato il Micron. Entrate dentro, vi fa selezionare la lingua italiana, i Celsius come scala per la temperatura, unità di misura, scusate. Poi c'è i chilometri orari come unità di misura per la velocità. Ci sono il fondo scala 16.000 RPM, la trasmissione a marcia, come dicevo poco fa, ed è finita la configurazione guidata. Poi si possono impostare tutti gli altri parametri. Come dicevo poco fa, io ho impostato 16.000 giri, quindi lui sul fondo scala, come potete vedere qui, c'è scritto 16.000. Se ne avessi messo 18.000, mi sarebbe spuntato 18.000 qui, 18. Quando io accelero, ovviamente, lui sale nella barra graduata. Mi spunta la temperatura, mi spunta qui i giri, ma questo
Questo lo vedrete nel video che ho preparato per voi. Ma come si può vedere in questa clip video che ho creato, in alto possiamo notare nel display l'IRPM. In alto a sinistra c'è scritto watt, ci segna la temperatura dell'acqua, in basso il numero dei giri percorsi, al centro il numero grande è la marcia inserita, in alto a destra ci dà il valore degli RPM e in basso a destra ci dà il tempo sul giro. Sempre amici, vi ricordo che se vi è piaciuto il video, vi sono piaciute le spiegazioni, potete lasciare un like qui sotto, iscrivervi al canale, seguirmi su Facebook, su Instagram. Sarò sempre ben lieto di rispondere alle vostre domande. Ciao e grazie, al prossimo video!